E ciao a tutti ragazzi, sono Adri. Bentornati sul canale YouTube. E un giorno ho detto: ma perché non iniziare a streamare Uncharted? Avevo trovato a super sconto Uncharted, l'eredità dell'Adri per PS5. Ok, che la versione PS4 l'avevo già giocata e già portata anche sul canale. Mi sono detto: ma perché non giocare anche i capitoli precedenti e poi rifare Uncharted versione PS5? Ci ho pensato un po', sono andato a GameStop e per 14 euro mi sono portato a casa questo. Esattamente, la Nathan Drake Collection. Ho detto: sapete che c'è? Proviamola, andiamo. E rifacciamoci questa scalata di un gioco che, a dire la verità, è veramente tanta roba. Quindi si parte con Uncharted. Mi invito a seguire la serie, a lasciare like al video e a iscrivervi al canale. E adesso passiamo al recap delle live su Twitch. Vamos. E raga, è abbastanza interessante. Io non lo so, mi ispira anche perché di Uncharted, così come di The Last of Us, ma forse di più Uncharted, le ambientazioni mi piacciono veramente tantissimo. Anche se comunque Uncharted a livello culturale penso sia uno dei giochi più acculturati che esistano. Intanto nuova campagna sicuramente brutale, mamma mia. No, io metto sempre normale qualsiasi gioco che faccio, è perché ragazzi io non ci posso perdere la sanità mentale dietro, quindi penso che normale sia un giusto compromesso. Ecco, metto a giocare livello campione a FIFA. Sto esperto, mettiamo, dai. Però ovviamente si tratta di tutt'altra cosa, quindi attiviamo i sottotitoli. Ok, già attivati. Grazie, gioco. Ogni grande avventura ha un principio, ma è la strada da percorrere quella che conduce al suo termine, che riserva la vera gloria. Sir Francis Drake, 1587. Cazzo, era perfetto. Cioè, doppiatori, fatemi un bocchino. Mi trovo al largo della costa di Panama. Qui abbiamo recuperato quella che riteniamo essere la bara del leggendario esploratore Sir Francis Drake, sepolto in mare più di 400 anni fa. Sei sicuro di voler profanare i resti del tuo antenato in quel modo? Detta così è una cosa riprovevole. Inoltre, pensavo che non mi credessi. Beh, io ho svolto ricerche. La qualità delle videocamere nel 2006, cioè, pensate un po'. Beh, la storia può sbagliare. Quanto è vecchio sto gioco? Uscì per PS2, se non vado errato. Per esempio, non si può profanare una bara vuota. Ma che diavolo! Furfante. Che cos'è? Forza, tiralo su. No, niente da fare. L'accordo era per una bara, punto. Un momento, se il mio show non avesse finanziato la spedizione... E la tua storia l'hai avuta, signora. Signor Drake, hai firmato un contratto. Ho il diritto di vedere ogni cosa. Possiamo parlarne dopo? Sally, guai in vista, sbrigati. Ok, che succede? Pirati. Pirati? Già, di tipo moderno. Non fanno prigionieri. Ovviamente le movenze dei personaggi non sono granché, forse l'avete capito. Non dovremmo avvisare le autorità o altro? Sarebbe un'ottima idea, ma non abbiamo esattamente il permesso di stare qui. Cosa? E se non vuoi finire in una galera panamense, meglio sistemare la cosa da soli. Cos'è peggiore? È ovvio che non sei mai stato in una galera panamense. Sai usare questa? Sì, è come una videocamera, basta puntare e sparare, no? Bravissimo. Sì, ma in realtà no, sì. Siamo. Oh. Io che vengo da 3 ore di sessioni di GTA. Come diavolo ti hanno trovati qui? E devo usare tutti altri comandi. Credevo di averli seminati. Cosa hai fatto per farli arrabbiare? È una lunga storia. Non c'è la mira automatica. Fuori.
Minchia, una sensibilità che è altissima. Meno chiacchiere, più più. Fantastico, perché tu ammazzi la gente, cioè, quando capisci che un gioco è vecchio, ammazzi tutti quelli che ci sono sulla nave. E quando hai fatto la nave, va via, guardate. Da sola. Da sola, bellissimo. Oh merda, questi qua salgono su. Stanno salendo a bordo. No, no, impossibile. Buono, muori, muori. Si vede. Datemi le munizioni che sono povero. 12 colpi, 40 in totale. Come si ricarica? Forse non è il momento giusto per saperlo. Però non posso sparargli prima che si tuffino, no? Fuori uno. Ma non posso cambiare spalla? Oh, che bello, sì. Avanti un altro. Ah, questi si sono tuffati per tempo, non ho capito, no? Sally, dove sei? Spara per uccidere! Ma va! No, io pensavo che le pistole fossero fatte per giocarci a carte. Ma che stupido che sono. Chi sta sparando? Questo non va bene. Merda. Va bene, Sally. Ci manca anche la minigun. Oh, grazie a Dio. Dannazione. La barca sta per esplodere. Saltiamo giù. Buongiorno, meglio tardi che mai. Giustamente la videocamera la butti in acqua. Quella continua a funzionare. La logica. No, a me piace in questi casi troppo sputtare la logica dei videogiochi. Scusate, veramente è la mia cosa preferita. Non ti si può lasciare solo nemmeno un minuto, eh? Avevo tutto sotto controllo fino a quando hanno fatto esplodere la barca. Tutto bene? Qualche anno di terapia mi aggiusterà. Oh, bene, ma questa è proprio la bella e talentuosa Elena Fish. Adulazioni da uomo di spettacolo. Beh, io sono più un tipo da dietro le quinte, Victor Salta. Oh. Ce lo porteremo dietro per parecchio tempo, sto personaggio. Che ne dite di levarci di torno prima di attirare altra attenzione? Regalino da parte di Sir Francis. E così hai trovato la barra. Aspetta, è quello che si dice. Il diario di Drake è andato perduto. Aveva simulato la propria morte, proprio come supponevo. Doveva essere incappato in qualcosa di grosso. Già bene, ma lasciamo che resti tra me. Grazie del prestito, Mr. Drake. Magari ora non fare di danni. Ai tempi in cui Drake navigava il Pacifico, riuscì a cogliere la flotta spagnola di sorpresa. Assalì le navi, rubò tutte le carte nautiche, le lettere, i giornali di bordo e registrò tutto in questo diario. Dunque questo... Ma al suo ritorno in Inghilterra, la regina Elisabetta confiscò tutte le sue carte e i suoi giornali di bordo, compreso questo, e costrinse l'equipaggio... Regina Elisabetta? Aspettate. Devo ricollegare un attimo. Qualcosa di così segreto e prezioso che non si poteva rischiare di rivelare in giro. Bene, Nate, facciamo finta che non me ne importi niente di questa storia, perciò vai dritto al bersaglio. Ecco qui un uomo che non perde tempo. Chissà che è successo con le donne. Mai ricevuto lamentele. Va bene, allora andrò subito al punto, solo perché sei tu. Questo potrebbe fare coppia con Devin Weston. Beh? È il maledetto dorato. Qualcosa di molto grosso, appunto. Dice qualcos'altro? Ora ti interessa, Sì. No, fortunatamente no. Questo lo dico io. L'ultima pagina è stata strappata. Ma ti dico una cosa, Sally. È questo
È davvero questo? Già. Abbiamo solo un problemuccio. Sì, è quello che ho detto. È saltata in aria. Affondata. No, è per questo che siamo assicurati, no? Ah. Oh no, non siamo assicurati, forse. È tutto a posto, non devi preoccuparti. No, è ancora come nuova. Sali. Le canottiere e magliette così che andavano di moda nei primi anni 2000. Ora vai, sì, da lei, ricordo. E le dice: abbiamo appena trovato la misteriosa città dell'oro. Il suo produttore può trasmetterlo questa sera, smettila. Nate. Ti fidi di me? Più o meno. Bene, perché avremo alle non erano, sì. Tutte le canaglie da quattro soldi che vogliono questo tesoro se non ci liberiamo di lei subito. Ma no! Sei un perfetto gentiluomo, Sally. Lo so, è uno schifo, ma sopravviverà. No, non mi importa se superiamo il budget. Voglio dire, ti rendi conto che potrebbe essere davvero la storia dell'anno? La storia dell'anno? No, non. Mica che telefoni enormi che avevano. È per questo che dobbiamo darci una mossa. Tu mandami la truppa e ti prometto che. Oh oh. Ehi! No, sì. Che scema, avrei dovuto immaginarlo. Misogino sto gioco. Misoginissimo. Mamma mia. Oh, aspetta. Calma, ragazzo. Non sono più un giovanotto.